holding on to you. Bella a tutti ragazzi, qui è Gioia Trainessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo video con l'apertura delle bustine dei calciatori panini. Oggi episodio speciale perché andremo ad aprire ben 28 bustine. Mi raccomando, quindi episodio speciale e raggiungiamo assolutamente gli 8000 mi piace per questo video. Dobbiamo arrivarci perché apriremo il triplo delle bustine degli ultimi episodi. E mi raccomando, attivate le notifiche perché domani alle 14.30 uscirà l'ultimo episodio della carriera allenatore con il Napoli. Un finale bellissimo, ricco di emozioni da guardare fino alla fine. Uscirà domani alle 14.30. Detto questo, passiamo subito alla visuale da terra perché le bustine sono tantissime, le vedete qui tutte quante in fila e dobbiamo assolutamente sbrigarci altrimenti il video viene lungo 2 ore. Prima bustina di oggi, centrocampista, l'ultima carta. Ok, io sono ancora alla ricerca di Hamsik e di Mertens, questi qui sono gli obiettivi numeri 1 di questo video. Comunque, partiamo con Fabio Borini del Milan. Jorginho, doppione purtroppo, sei stato il primo giocatore del Napoli che ho trovato, però purtroppo già ti ho. Federico Fazio, 84-72. Gosens, l'ho trovato 4 volte questo qui dell'Atalanta. De Paul, dell'Udinese, anche lui doppione. E infine il centrocampista è De Sena, Daniele De Sena. Lui forse non è doppione. Siamo partiti male, ma abbiamo tutto il tempo per recuperare. Simone Padoin ci fa capire che questo episodio sarà bello. Troveremo tantissime carte, grazie a Padoin. Poi Gobbi del Chievo, Kraft del Bologna, Coda del Benevento, anche lui doppione. La carta speciale c'è un attaccante. Abbiamo poi un trofeo da utilizzare per chi gioca online. Va bene, a me non interessa. Giriamo la carta speciale e abbiamo Verdi, Simone Verdi del Bologna. Grandissimo giocatore, ha fatto una partita straordinaria contro il Napoli. Passiamo subito alla terza bustina. Cuomo del Crotone, mi sembra di non averlo trovato. Poi Agi della Fiorentina, non lo conosco, anche lui però non è doppione. Ljajic del Torino, lui purtroppo è un doppione. Vicari della Spal, 68-63. La figurina speciale che è un difensore, che vediamo dopo perché prima abbiamo Falcinelli, Diego Falcinelli del Sassuolo. Giriamo la figurina speciale ed è Zappacosta, l'idolo del Torino, che purtroppo però non gioca più nel Torino ma gioca nel Chelsea, che tra l'altro ha fatto un gol pazzesco in Champions League, si è presentato proprio bene al Chelsea. Comunque, prossima bustina abbiamo Hiljemark, mi piace tantissimo lui, ex giocatore del Palermo, adesso al Genoa. Poi Bianchetti del Verona, 72-66. Stefano Sorrentino, portiere sottovalutato, forse il portiere più sottovalutato della Serie A. Mi piace tantissimo a me Sorrentino, è un grande. Farias del Cagliari, 67-74. La figurina speciale è un attaccante che vediamo dopo perché prima c'è Fossati del Verona. Giriamo e abbiamo Ciro Immobile, stella della Lazio. Mi mancava con 96 di attacco. Passiamo subito alla prossima bustina, si va velocissimi. Benuti del Benevento, Masina del Bologna, poi Perisic dell'Inter, anche lui doppione. Paolo Dybala, anche lui doppione della Juventus, 88 di attacco. Andiamo avanti perché c'è la figura speciale che è un centrocampista e attenzione perché potrebbe essere Hamsik. Vediamo prima quella dietro ed è Kessié, Frank Kessié del Milan. Giriamo la figurina speciale e abbiamo De Sena, l'idolo del Cagliari. Di sicuro hanno fatto Hamsik o in versione stella o in versione idolo, una delle due. Non ci credo che hanno tenuto fuori Hamsik, quindi ci deve essere. Vediamo comunque la prossima bustina. Ciro Immobile in versione normale, mi sembra di averlo già trovato però in versione normale. Comunque André Silva con le mani in tasca, sì, vi ricordo di lui, l'abbiamo già trovato. Sekulin del Chievo, 75-45. Ionita del Cagliari, la figurina speciale che è un difensore che vediamo dopo perché prima c'è Bertout, non lo conosco, 72-75, della Fiorentina. Giriamo la carta speciale, abbiamo Radu, l'idolo della Lazio. Stiamo completando la Lazio, prima Immobile, adesso Radu. Andiamo rapidamente con la prossima bustina. Danilo dell'Udinese, poi Mattia Caldara dell'Atalanta, figurina numero 3. Romulo del Verona, 73-68. Ninkovic del Genova, 70-70 per lui. La figurina speciale è un attaccante. Vediamo prima quella dietro e abbiamo la Manna. Ok, anche lui doppione se non sbaglio. Giriamo l'attaccante e abbiamo Berardi, stella del Sassuolo e doppione purtroppo perché l'ho già trovato. Se non sbaglio siamo circa a metà della collezione, quindi è normale trovare qualche doppione ogni tanto. Però ci sono ancora metà carte che io non ho trovato e che dobbiamo trovare. Attenzione ragazzi, Dries Mertens, eccolo qui, 65-85 del Napoli. In versione
missione normale Dries Mertens. Primo obiettivo fatto. Adesso mi manca solo Hamsik e poi sono contento. Lazovic del Genova comunque. Daniele Verde del Verona, doppione. Maxi Olivera della Fiorentina. Cabrera, giusto? Sì. Cabrera, scusate, con la C del Crotone. Kurtic dell'Atalanta. E la bustina finisce qui. Non c'è la carta speciale, ma sono contento lo stesso perché abbiamo trovato Mertens. Non siamo neanche ad un terzo delle bustine da aprire. Andiamo avanti comunque. Gianluca Di Chiara, doppione. Creci, doppione. Paloschi della Spal, mi sembra doppione anche lui. Andrea Belotti, doppione. E cos'è questa bustina? La figurina speciale è un attaccante. Vediamo dietro. Baselli del Torino, lui forse non è doppione. Giriamo la carta speciale. Ceravolo, l'idolo del Benevento, anche lui doppione. Andiamo comunque avanti con la prossima bustina. Gasparetto della Spal. Moretti del Torino, non è doppione lui sicuro. Toneb del Crotone, anche lui non è doppione. Saponara della Fiorentina, mi sembra di averlo già trovato. La figurina speciale che è un difensore. Vediamo prima Kolarov, doppione. Giriamo e abbiamo Acerbi, l'idolo del Sassuolo con 90 di difesa. Prossima bustina, Isai del Napoli, 83-69. Già trovato però, mi sembra. De Rossi della Roma, anche lui già trovato e ce l'ha anche doppione. Marco Sau del Cagliari. Roberto Inglese del Chievo. La figura speciale che è un difensore, ok. Vediamo prima Skriniar dell'Inter, anche lui già trovato. Giriamo la carta, Nagatomo, idolo? Sul serio? Allora, io non è che sono molto informato sul pensiero dei tifosi dell'Inter, però mi sembra che Nagatomo sia uno di quelli più criticati, credo. Però per la Panini Nagatomo è un idolo dell'Inter. Ok, prossima bustina comunque, erano attaccate. Abbiamo Viviano della Sampdoria. Ok, andiamo avanti. Francesco Acerbi, questa volta in versione normale. Pezzella dell'Udinese, 76-65. Samir Handanovic dell'Inter, 88-51. La figurina speciale è un centrocampista. Calmi, calmi, perché potrebbe essere Hamsik. Vediamo quella dietro, Don Sa del Bologna. Ok, giriamo la figurina speciale. Abbiamo Janto dell'Udinese, super draft. Grande giocatore, ci sta nella categoria dei super draft, perché potrebbe crescere ancora di più. Però ovviamente la delusione resta, perché io sto cercando Marek e non riesco a trovarlo. Spinazzola dell'Atalanta. Benatia della Juventus. Djuricic della Sampdoria. Missiroli del Sassuolo. La figura speciale è un centrocampista. Calmi, si è spento anche il computer, accendiamolo perché qui abbiamo bisogno di tutti. Vediamo prima quella dietro, che è Budimir. Ok, vai via Budimir. Giriamo la carta speciale. L'idolo Montolivo, mamma mia. Idolo Nakatomo e adesso idolo Montolivo. Comunque, giriamo la prima carta e abbiamo Lazzari della Spal. Boyer del Torino. Parolo della Lazio. Locatelli del Milan. La figura speciale è un portiere questa volta. Attenzione, perché i portieri non sono tanti. O meglio, quelli che sono speciali non sono tanti. Quindi potrebbe essere uno di forte. Vediamo prima Matri. Ok, eccolo qui, con dei capelli assurdi. L'hanno ritagliata proprio male la carta, però vabbè. Vediamo adesso la figurina speciale, perché è Alisson, portierone della Roma. Giusto così, dopo la partita che ha fatto contro l'Atletico Madrid, gli va fatta una statua, perché veramente ha parato di tutto. Prossima figurina intanto, vediamo un po', perché abbiamo Nagy del Bologna, anche lui doppione. Cataldi del Benevento. Goran Pandev del Genova, 66-74. Lupi del Verona, 66-73. Centrocampista, carta speciale. Ok, calmi, calmi tutti. Vediamo prima quella dietro, Ilicic. Ok, vai via Ilicic, giriamo la carta speciale. Ed è Bertolacci, l'idolo del Genoa. Ok, 83-79. Ma ci sarà Hamsik, no, in queste bustine ancora? Cioè, ne apriremo 28 in tutto. Non ci credo che non ci sia Marek. Prossima bustina comunque. Giriamo Quagliarella, Fabio Quagliarella della Samp, 65-82. Ok, Pratt della Samp Doria, ancora 72-74. Stefano Sensi del Sassuolo. Eder dell'Inter. Ci mancava solo che facevano Eder Stella e io me ne andavo. Higuain doppione, sia Dybala e sia Higuain doppioni. E poi Zielinski doppione anche lui, perché l'ho già trovato. Ok, però fa sempre piacere comunque trovare i giocatori del Napoli. Prossima bustina intanto, Garritano del Chievo. Ok, Luca Cigarini, ex Atalanta, ex Napoli. Varella del Cagliari. Del Chievo abbiamo Nicola Rigoni. Ok, centrocampista. Calmi, calmi ragazzi, perché potrebbe essere lui. Vediamo prima dietro, Pugioni. Ok, vai via Pugioni.
giriamo la carta e abbiamo Pellegrini Super Draft. Mi mancava Pellegrini Super Draft, però Marek Hamsik ancora non vuole uscire. E mancano esattamente 14 bustine alla fine, se ho contato giusto. Andiamo avanti. Abbiamo Iago Falche del Torino, Finotto della SPAL, Stojan del Crotone, Federico Chiesa della Fiorentina. La carta speciale è un attaccante questa volta. Ok, vediamo prima Munoz, va bene, del Genoa, ex Palermo se non sbaglio. Giriamo la carta speciale, abbiamo Terò, l'idolo dell'Udinese che adesso è alla Fiorentina. Hanno fatto la carta idolo Zappacosta che se n'è andato al Chelsea e la carta idolo Terò che se n'è andato alla Fiorentina. Porta sfortuna fare la carta idolo. Comunque, prossima bustina e abbiamo Angelo da Costa del Bologna, Andrea Costa del Benevento, Sisse del Benevento, Pektovic del Bologna, ok. Difensore, la carta speciale è un difensore questa volta. Vediamo prima Brozovic dell'Inter, 78-75. Giriamo la carta speciale e abbiamo Fazio, l'idolo della Roma. Andiamo avanti e passiamo alla prossima bustina. L'ultimo è un centrocampista, ok. Beric della Fiorentina, Kordaz del Crotone, Andrea Petagna dell'Atalanta, Perica dell'Udinese, tantissimi doppioni, mannaggia. Difensore, la carta speciale. Vediamo dietro Pulgar, ok, anche lui doppione. Giriamo la carta speciale, Bonucci, stella del Milan con 100 di difesa. Lui mi mancava, lui è una grandissima carta e ovviamente grandissimo giocatore. Io non accetto di non trovare Marek Hamsik, non ci credo, anche in versione normale mi basta. Valotti del Verona, Miguel Veloso del Genova, Astori della Fiorentina, Festa del Crotone, difensore la carta speciale, Castro del Chievo, eccolo qua. Giriamo la carta speciale, Ceccherini del Crotone. Niente da fare, niente da fare ragazzi, mancano ormai poche bustine, 6-7, non lo so, ma mancano poche. L'ultima è un centrocampista, speriamo bene. Pellissier del Chievo, doppione anche lui. Borriello del Cagliari, ma sbaglio, o quando ho trovato Pellissier ho trovato anche Borriello nella stessa bustina, perché mi ricordo di aver confrontato l'80 e l'81 e incredibilmente anche adesso troviamo nella stessa bustina Pellissier e Borriello. Amoroso. Ceravolo comunque, mamma mia, un tridente pazzesco. Ceravolo, Borriello, Pellissier. Orsolini, altro attaccante, 66-79. La carta speciale è un attaccante. E poi abbiamo Benassi, ok. Giriamo l'attaccante e abbiamo Zeko, top player, mamma mia. 100 di difesa e 100 di attacco, pazzesco. Totale 300. Questa sì che è una grandissima bustina. Sono contento, ci manca solo Hamsik per concludere in bellezza, perché più di questo non posso chiedere. Andiamo avanti, abbiamo Zeko in versione normale, giusto, giusto. Prima top player e adesso normale, ci sta, ci sta. Va benissimo così. Terò dell'Udinese, ok. Cornelius, doppione. Dawid della Sampdoria, doppione anche lui. Domenico Berardi, doppione. Ed Etemai, doppione. Escono tantissimi doppioni. Eppure siamo a metà della collezione, non dovrei trovare tantissimi doppioni. Comunque, Bastos della Lazio, doppione. Musacchio, doppione. Pepe Reina, doppione. Tefrel, questa volta non doppione, finalmente. La carta speciale è un attaccante, ok. Vediamo Milinkovic Savic della Lazio, 77-79, va bene. Giriamo la carta speciale e abbiamo Dybala stella, 74 di difesa e 98 di attacco. Andiamo avanti con la prossima bustina. L'ultimo è un centrocampista, Viviano della Samp, ok. Acerbi del Sassuolo, De Sciglio della Juventus, non ce l'ho De Sciglio, mi mancava. Stracoscia dell'Atalanta, 80-48. Il difensore, la figurina speciale. Vediamo prima Zielinski ancora. E basta Zielinski. Mi manca ancora Rog, mi manca ancora Diawara se non sbaglio, mi manca anche Hamsik ovviamente. Giriamo la carta speciale, Pisacane del Cagliari, idolo della tifoseria. Mancano solo 3 bustine alla fine. In una di queste ci potrebbe essere ovviamente Hamsik. È l'unica cosa che non ho ancora trovato. Ho visto un giocatore del Napoli, no, è della SPAL. Ok, ho visto l'azzurro, pensavo Napoli, e invece niente. SPAL Gasparetto, Moretti del Torino, poi Sampirisi del Crotone, Ugo della Fiorentina, 79-68. Attaccante, figurina speciale. Vediamo l'ultima, Budimir ancora. Giriamo e abbiamo Giovanni Simeone, Super Draft. Lui mi mancava, 91 di attacco. Penultima bustina di questo video. Prima carta, Kordaz del Crotone, De Paul dell'Udinese, Mandzukic della Juventus, 72-83.
Marco Storari del Milan, 82-48. Mirante, ancora un altro portiere. La figura speciale è un attaccante che andiamo a girare ed è Callejon, idolo. Già trovato purtroppo, però come ho detto prima fa sempre piacere trovare i giocatori del Napoli. Andiamo a questo punto ad aprire l'ultima bustina di oggi. Il regolamento non ci interessa. Portierone Mattia Perin, 92-49. La figurina speciale è un difensore, giusto? Sono girate, sono girate. Cornelius dell'Atalanta, non si sta capendo più niente. Angella dell'Udinese, João Pedro del Cagliari, Paloschi della SPAL. Mancano le ultime due, anzi l'ultima. Vediamo piano piano chi è. E abbiamo De Sciglio, mamma mia. Concludiamo con De Sciglio ed è pure doppione. Quindi ragazzi, io direi che questo video è giunto al termine. Abbiamo trovato tutte quante queste carte. Non vi faccio vedere il riepilogo, diciamo, con tutti quanti i giocatori più forti, perché ci metterei 20 minuti solo a selezionare i più forti tra questo mallotto. Quindi spero che tutti quanti voi siate arrivati fino alla fine del video senza saltare nessuna parte. Mi raccomando, massimo supporto. E vi ricordo che domani alle 14:30 esce l'ultimo episodio della carriera allenatore con il Napoli, quindi mi raccomando, attivate le notifiche e tenetevi pronti per domani alle 14:30. Noi ci vediamo quindi con un prossimo video. Bella!